L'economia è una facoltà che consente a uno studente che voglia confrontarsi col mondo reale di avere tutta una serie di discipline che gli offrono la possibilità di capire la realtà in cui vive, di poterne misurare le prestazioni e di poter leggere anche in termini strategici quelli che sono i percorsi di lungo periodo. L'economista è uno scienziato sociale, quindi che deve porsi degli interrogativi su cosa avviene all'interno della società, su quelle che sono le dinamiche del cambiamento, dell'evoluzione dei sistemi economici, interpretando per esempio i processi di internazionalizzazione, di innovazione, di globalizzazione. Per far questo serve una capacità di leggere i numeri, di interpretarli. Quindi è uno scienziato sociale che però deve avere una buona base di natura scientifica. L'Economia Pisa è una facoltà di medio-grandi dimensioni, 1.000 studenti, una crescita delle immatricolazioni negli ultimi anni, un'offerta ampia dal punto di vista delle materie che vengono trattate e dei percorsi nell'ambito dei corsi di laurea, una facoltà a dimensione duomo, nel senso che gli studenti trovano i docenti fortemente disponibili, un po' labirintica. Una delle esperienze da fare nel corso del primo anno è riuscire a trovare tutti i diversi meandri della facoltà. L'economia, un po' come tutti i settori della scuola, offre soprattutto una forte integrazione tra attività di ricerca e attività di formazione. Al Sant'Anna ci sono alcuni laboratori che sono specializzati su tematiche di management e di economia che hanno in particolare a che fare con quella che è la responsabilità degli attori economici in alcuni settori chiave, come possono essere quello della sanità, quella della sostenibilità ambientale ed energetica, quella dell'innovazione, del contributo che può essere dato da parte delle imprese, dei processi innovativi allo sviluppo del nostro paese. Su questi temi, gli allievi, sin dall'inizio del loro percorso, in modo sempre più crescente, man mano che arrivano nei pressi del diploma, hanno l'opportunità non soltanto di ricevere una formazione interdisciplinare che riguarda la didattica integrativa, ma anche di partecipare direttamente all'attività di ricerca nei laboratori. Alcuni di questi poi rimangono con noi e proseguono attraverso i dottorati e il perfezionamento il percorso successivamente. Gli strumenti innanzitutto sono quelli legati all'essere sempre all'interno di una sede collegiale che ha una biblioteca, che ha i laboratori al proprio interno, in cui si svolge questa vita insieme anche al corpo docente. Poi ci sono degli strumenti specifici, per esempio dedichiamo moltissima attenzione a quello che è il percorso di internazionalizzazione degli allievi. Allora c'è il laboratorio linguistico, ci sono dei corsi finalizzati all'ottenimento dei certificati che poi sono utili per tutte le occasioni di concorso o di partecipazione e ammissione anche all'estero, ad università prestigiose, e poi ci sono diverse opportunità, il viaggio di settore tipicamente, in cui per alcune settimane gli allievi del settore di economia, come gli altri d'altronde, vanno in un paese a studiare determinati fenomeni con il supporto dei docenti. Più avanti c'è la possibilità di fare summer school, quindi in generale questa forte attenzione a creare degli allievi che possano entrare in un mercato del lavoro internazionale. Dopo gli studi, ovviamente i nostri ragazzi sono pochi, non hanno grandi problemi di collocazione nel mercato del lavoro. Dove vanno a finire? Alcuni in istituzioni, c'è un percorso per cui gli ex allievi oggi occupano posizioni anche piuttosto significative nel mondo delle istituzioni pubbliche. Altri nelle imprese, multinazionali o
nazionali. Altre ancora rimangono nel mondo della ricerca, come dicevamo in precedenza, sia alla scuola, sia a livello internazionale, sia in altri contesti universitari e anche di ricerca più applicata. Allora, gli economisti oggi sono nell'occhio del ciclone, sono considerati responsabili della crisi da un lato, dall'altra sono chiamati a trovare anche un modo diverso di fare economia nel nostro paese ma anche a livello globale. Pensate per esempio alla green economy di Obama. In questo quadro l'unica cosa importante è che bisogna avere la capacità di cambiare. È una richiesta che emerge insieme a quella di una maggiore fiducia nelle relazioni che esistono all'interno del mercato. Ovviamente i giovani sono i portatori di innovazione e sono anche coloro che possono costruire su diverse basi la fiducia nelle relazioni tra attori economici. In sostanza, il Paese ha bisogno di persone come voi, che si mettano in gioco sin dall'inizio, come avviene all'interno del nostro concorso, per poter poi portare questa ventata di innovazioni di cui abbiamo tutti molto bisogno.